Oggi diamo il bentornato negli studi di Tempo Radio ad Andrea Dara, l'onorevole Andrea Dara, onorevole della Lega, deputato appunto della Lega e soprattutto vice sindaco di Castiglione delle Stiviere. Dico soprattutto perché oggi so che vuol parlare molto di Castiglione. Bentornato, buongiorno. Grazie a tutti, buongiorno. Buongiorno, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare gli sms, i messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Chi ci volesse chiamare 0376 63 17 09, poi ancora dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, come lo siamo anche su YouTube Tempo Radio Live. Allora, lei tra l'altro ha tra le deleghe a Castiglione una delega che bella importante, che è quella dei lavori pubblici, giusto? Sì, assolutamente sì. E allora parliamo di questo. Parliamo di lavori pubblici, poi dedicheremo la prossima puntata, solo esclusivamente parleremo di Roma, di quello che sta facendo il Parlamento e il Governo, perché è giusto ogni tanto fare il punto della situazione. Venendo a Castiglione Stiviere, come avevo detto l'ultima volta che ho partecipato qui da voi alla trasmissione, sono finiti finalmente, si sono conclusi i lavori al cimitero, il cimitero storico, le facciate esterne dopo mesi e mesi di lavoro e di fermi dovuti comunque al maltempo. Sono finite finalmente queste facciate dell'ingresso del cimitero vecchio e siamo contenti di questo. Nei prossimi mesi è intenzione da parte dell'amministrazione comunale incaricare un professionista per fare nuovamente dei progetti, però in questo caso all'interno del muro del cimitero storico di Castiglione Stiviere, per proseguire quello che abbiamo iniziato da tempo sia nel cimitero nuovo che in quello vecchio. E nel giro di una decina di giorni partiranno anche i lavori di via Mutti. Attendavamo da tempo la pratica roccia da scavo e quindi l'ok da parte di ARPA per poter asportare da terra adiacente a questa strada, e quindi anche qui inizieranno i lavori a breve. E abbiamo affidato la fornitura per la posa in opera del manto in erba del campo in sintetico A5, quindi un altro campettino da calcio che si va ad aggiungere a quello già fatto negli scorsi anni, e la prossima settimana verrà indetta invece la gara per la posa del fotovoltaico sul polo natatorio, quindi la piscina comunale. Come avevo già anticipato più volte qui in trasmissione, avevamo partecipato a questo bando regionale, è stato finanziato all'80%, sono due impianti fotovoltaici da 120 kW l'uno, e questo consentirà di abbattere notevolmente i costi dell'energia del polo natatorio. Voglio ricordare che il polo natatorio è di proprietà del comune di Castiglione Stiviere, gestito da un privato che però in questi anni con l'aumento di energia e gas ha sofferto notevolmente le spese che naturalmente sono aumentate, e essendo comunque dal nostro punto di vista un servizio sociale, diciamo, perché il polo natatorio viene utilizzato da più giovani, dai bimbi più giovani, ma anche da anziani, era giusto focalizzarci anche in tal senso, quindi abbattere i consumi di energia elettrica. Non è solo una questione, diciamo, prettamente venale di bilancio e quindi di situazione economica, ma anche dall'altro lato c'è la questione ambientale. Noi crediamo che investire in tal senso possa comunque, lo stesso comune possa contribuire a quello che lo Stato italiano, la Regione, ma anche la comunità europea sta facendo, cioè cercare di abbattere l'inquinamento in Italia e in Europa. Detto questo, poi abbiamo aggiudicato anche tutti i lavori per i 5 impianti fotovoltaici, perché oltre al polo natatorio, come ben sapete, abbiamo candidato, questo è un bando ministeriale, abbiamo fatto le corse perché questo bando scadeva a fine febbraio, inizio di marzo, se non ricordo male. 5 progetti, tutti e 5 candidati, tutti e 5 finanziati, e quindi, come dicevo prima, sono stati aggiudicati tutti i lavori e quindi entro il 30 di giugno dovremo installare 5 impianti fotovoltaici con relative batterie d'accumulo e in certi casi anche il cambiamento di tutti gli infissi sulla palestra Belvedere, sulla palestra Caglio San Pietro,
sulle scuole medie del padre Costanzo Beschi, sull'infanzia di Gozzolina e sull'asilo nido. Quindi anche in tal senso energia pulita e quindi abbattimento dei costi a carico dell'ente comunale. Poi sono partiti qui circa 10-15 giorni fa i lavori interni al Famedio. Come ricorderete, negli anni scorsi è stato rifatto praticamente tutto il tetto, e quindi sono ripartiti adesso. In questo caso sono circa 150.000 euro di lavori e si interverrà all'interno del Famedio per ritinteggiare, risistemare, restaurare comunque un patrimonio storico di Castiglione delle Stiviere. E altro tema importante che è già stato sollecitato più di una volta qui dai radioascoltatori ma anche dai cittadini è l'intervento sulle piazze. Siamo riusciti con il bando alienazioni, quindi avevamo in carico alcuni terreni di proprietà del comune, è stata fatta una gara, questi terreni, per fortuna la maggior parte dei terreni è andata venduta, il comune ha incamerato circa 750.000 euro dalla vendita di 3 terreni e con queste risorse, che da tempo speravamo di cedere questi terreni, con queste risorse riusciremo a fare alcuni interventi importanti, tra cui ad esempio la sistemazione, il rifacimento, scusate, di parte di piazza San Luigi, che è quella, diciamo, la parte diciamo non quella interna pedonale ma quella quella che spesso viene utilizzata, anzi viene utilizzata dalle automobili, quindi il tratto più o meno che va tra la banca, l'ex banca e la farmacia, fino ad arrivare al bar dell'angolo e poi tutta la parte che diciamo adiacente, che passa davanti alla chiesa di San Luigi arrivando all'inizio del comune. Quindi tutta quella dissestata abbiamo stanziato circa 100.000 euro per rifarla completamente tale e quale, cambiando anche i marmi rotti, quindi un intervento che credo di poter fare oggi pomeriggio, un incontro col sovrintendente per capire se dobbiamo fare la pratica in sovrintendenza, perché se così fosse i tempi si allungano. Mia intenzione, visto che viene rifatta tale e quale, non viene cambiato nulla, che c'è da sperare che questa pratica non debba essere fatta. Quindi se così fosse, l'intenzione mia e della giunta è di far iniziare i lavori subito dopo la chiusura delle scuole, perché aprire un cantiere in piazza in periodo di apertura a scuole diventerebbe un problema grosso per la viabilità, quindi dal 10 di giugno la nostra intenzione è far iniziare i lavori. Comunque la progettazione, l'incarico per la progettazione è già stato dato, non c'è solo il rifacimento di questa della parte di piazza San Luigi ma anche una piccola sistemazione, ci sono alcune situazioni un po' da sistemare, scusate il gioco di parole, in piazza Guadalò. Quindi questi saranno gli interventi che probabilmente faremo dopo la primavera, quindi è stata inoltrata. Poi c'è tutta la parte invece riguardante le asfaltature, sono stati stanziati circa 400.000 euro, andremo a intervenire su alcune vie, purtroppo i prezzi per le asfaltature sono ancora molto alti, speriamo che nei prossimi mesi, stiamo già vedendo che in parte cominciano a scendere i prezzi delle materie prime, comunque andremo a intervenire sicuramente su 4 vie, una è via Luigi Bignotti, una è via Vallescura, l'altra è via Berrettina e poi c'è via Fontana, il tratto che va dalla rotatoria di via Solferino all'ingresso, diciamo, delle piscine Castiglione. E se i prezzi caleranno spero di poter, con i ribassi di gara, di poter fare altre vie. Non c'è solo questo, abbiamo trovato un accordo con un privato, come ho già anticipato più volte in questa trasmissione, dove interverrà a spese sue per rifare tutto il manto stradale che va da via Gerra fino ad arrivare alla rotatoria della Tamoil, dalla rotatoria della Tamoil per arrivare alla rotatoria dei Carabinieri e poi dalla rotatoria dei Carabinieri per arrivare nella zona dove abbiamo l'ACI e quindi tutto quel tratto di strada che è veramente messo male, che ormai richiede un bel tratto di strada, sono più di un chilometro e mezzo di strada e capite che la cifra è non da poco, si parla circa di 250-300.000 euro di intervento. L'accordo che abbiamo trovato, seppur verbale, ma lo metteremo per iscritto, è un intervento pari a 200.000 euro da parte del privato,
la rimanenza con il ribasso di gara sui 400.000 che vi ho detto io prima, potrebbe farlo, potrebbe intervenire il comune. Quindi questo è un po' quello che andremo a fare nel breve periodo. Poi ci sono altri interventi, una è la rotatoria in Via Verdi, Via Verdi, intersezione Via Verdi, Via Solferino. Mi auguro che i lavori possano partire nel giro di due o tre mesi, però l'intenzione nostra è che vengano finiti almeno entro l'estate, massimo il mese di settembre. Ci eravamo preso un impegno in campagna elettorale, tutti questi impegni cominciamo a portarli avanti. Non è l'unica intersezione pericolosa, perché ce ne sono tante altre, come via Gerra e come altre che avevamo già inserito nel programma elettorale, però insomma stiamo partendo, stiamo cercando di mantenere quanto abbiamo promesso. Poi ci sono altri piccoli interventi di piccola identità, come il sagrato della chiesa a Grole, da diverso tempo ci segnalano, siamo andati anche sul posto a verificare, ci sono tutti i marmi che si stanno staccando, quindi c'è un intervento pari a 15-20 mila euro. Anche di questo ne parlerò oggi pomeriggio con il sovrintendente, per vedere se possiamo fare una manutenzione ordinaria o se dobbiamo fare anche qui tutte le pratiche burocratiche a sovrintendenza e via dicendo. C'è il famoso parcheggio del castello, oggi pomeriggio faremo un altro sopralluogo, è nostra intenzione finire il progetto, quindi con l'installazione di tutti i fari illuminanti. Abbiamo già parlato con la ditta e ci ha già fornito i preventivi e comunque i campioni dei corpi illuminanti. E nostra intenzione nei prossimi mesi incaricare per finire questo tipo di lavoro che i cittadini ci aspettano da tanto tempo. Il parcheggio non l'abbiamo mai aperto per diversi motivi, ma quella più principale è proprio per l'assenza dell'illuminazione negli orari serali, e quindi una volta che avremo l'illuminazione pubblica all'interno del parcheggio potremo poi aprirlo. Come ho sempre detto, anche sollecitato dalle opposizioni, dai consiglieri comunali di opposizione a Castiglione Stiviere, parcheggio del castello non significa quello che abbiamo fatto oggi, un percorso lunghissimo che viene fatto a step. Oggi ci sono i posti auto, domani mattina ci sarà l'illuminazione, quindi potremo aprirlo. La nostra intenzione è poter aprire anche la strada che da via Garibaldi sale al parcheggio del castello, e avere anche l'altro ingresso che c'è già attualmente dalla strada che da Desenzano arriva verso Castiglione, la parte in strada sterrata. Quindi un progetto di lungo respiro, e nostra intenzione anche in futuro cercare di fare un percorso pedonale intorno alle mura del castello, ma come ben sapete ci vuole il suo tempo, ci vogliono le risorse, e credo che piano piano, noi abbiamo le idee chiare, credo che potremo arrivare a un ottimo risultato. Ricordo, i tempi si sono allungati per diversi motivi, per l'aumento delle materie prime, per i vari passaggi burocratici che ci sono, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, in questo paese. Quindi piano piano arriveremo a trovare le soluzioni e a far sì che Castiglione diventi sempre più attrattivo, sempre più interessante. Però bisogna portare pazienza, perché capisco che dopo anni di lavori continuativi ci sia stato un piccolo fermo in questi sei mesi, ma come ho sempre detto, in questi sei mesi le opere pubbliche se ne fanno ben poche, perché nel periodo invernale si fermano specialmente gli asfalti, soprattutto le asfaltature. Ma in questi sei mesi abbiamo fatto una scelta politica chiara di concentrarci nel cercare di reperire fondi tramite bandi regionali piuttosto che ministeriali, quindi gli uffici si sono concentrati su questo. Oggi ci troviamo, come ho già elencato più volte in questa trasmissione, ci troviamo un sacco di risorse adesso che sono arrivate sul nostro territorio, non solo a Castiglione Stiviere, perché anche da parlamentare ho suggerito a numerosi sindaci di partecipare a innumerevoli bandi, che a sua volta anche loro hanno recepito e sono stati finanziati. Quindi a volte bisogna fermarsi un attimo e cercare di reperire risorse altrove.
Perché comunque i treni passano solo una volta, cioè questi fondi ministeriali, soprattutto quelli legati al PNRR, non è che ci saranno sempre, ci sono in questa fase, poi nei prossimi anni non li vedremo più. Certo. Quindi è una stata una scelta politica ben chiara, sicuramente avremo ci saremo fermati su alcune opere, ma ci siamo concentrati sul futuro di Castiglione e io credo che da questa primavera il compito dell'amministrazione sarà fare quello che ho appena elencato, ma mettere e cercare di mettere a terra tutti quei finanziamenti che sono arrivati a Castiglione Stiviere e diciamo posso dire che probabilmente ne arriveranno altri. È una questione solo di qualche settimana, cercheremo di capire se saremo finanziati di altri 3 milioni e mezzo per una scuola, quindi un adeguamento sismico energetico di un'altra scuola di Castiglione Stiviere. E siamo lì per cercare di capire se ci verranno finanziati altri 7 milioni di euro, ma su questo non ne sono molto certo, nel senso che finché non vedo il documento, il decreto firmato, quindi capite che il lavoro è stato veramente imponente e speriamo che adesso arrivino i risultati. Allora, fermiamoci un attimino con l'onorevole Andrea Dara, vice sindaco di Castiglione, in questa veste sta parlando, ci troviamo tra un paio di minuti. SICAM SRL avvisa i gentili utenti. Andrea Dara, onorevole della Lega e vice sindaco di Castiglione, negli studi di Tempo Radio, filo diretto, seconda parte. Stiamo parlando di lavori pubblici, appunto, e mi piace quello che ha detto, che bisogna approfittare delle occasioni, e voi appunto lo avete fatto, perché questi bandi non ci saranno per sempre, quindi è per questo che il Comune di Castiglione è così impegnato nel trovare. Sì, non è solo il Comune di Castiglione, devo dare atto che numerosi sindaci con cui mi confronto quasi quotidianamente, insomma, hanno anche loro intrapreso questa strada, indipendentemente dal sindaco e dal colore politico che uno possa avere. Sono scelte che sicuramente impegnano molto, perché la burocrazia, ripeto, che c'è dietro nella partecipare a questi bandi e poi soprattutto metterli a terra non è semplice, perché dobbiamo seguire delle regole rigidissime che vengono dettate dall'Unione Europea. Però devo dare atto che senza comunque i funzionari o comunque i dipendenti del Comune di Castiglione e Stiviere, ma dei comuni in generale, sarebbe molto difficile riuscire a farlo. Concludo dicendo che il problema che avremo in futuro con tutti questi interventi di adeguamento sismico o comunque di efficientamento energetico, e parlo soprattutto delle scuole e le palestre, e creeranno qualche disagio sicuramente agli studenti e anche comunque ai dirigenti o ai presidi delle scuole, anche ai stessi professori. Ce ne siamo accorti ad esempio con l'intervento sul liceo del Comune di Castiglione Stiviere, e ci saranno anche sulle scuole elementari medie e anche ad esempio dell'asilo con cui l'asilo Il Cucciolo, con cui andremo a intervenire nel breve periodo. Però è anche vero che questi interventi di adeguamento sismico li facciamo anche per andare incontro delle esigenze ben specifiche, cioè noi vogliamo che nelle nostre scuole i nostri alunni, i nostri figli, i nostri nipoti siano al sicuro. Quindi avremo dei disagi sicuramente nel periodo in cui verranno fatti questi lavori, però sappiate che questo disagio probabilmente ci sarà, ma certo, a scapito comunque per avere una garanzia di sicurezza all'interno delle nostre scuole, sia dal punto di vista sismico, ma anche dal punto di vista energetico. Come ho detto prima, i costi sono aumentati tantissimo e questi interventi vanno anche in questa direzione. Quindi siamo già pronti alle eventuali critiche che ci saranno, però questo è purtroppo a volte lo scotto che bisogna pagare nell'essere amministratori. Oneri e onori, io mi auguro che i nostri concittadini possano capire qual è il senso di questo intervento. Certo, cercheremo di creare il minor disagi possibili ai nostri alunni. Quindi sono previsti gli interventi anche sull'asilo? Anche, sì, sono l'asilo, c'è l'intervento sulla scuola Padre Costanzo Beschi, parlo delle medie, quelle che ho elencato prima, insomma. Adesso vedremo se riusciremo a entrare nella graduatoria delle scuole che vi ho citato prima, non vi ho citato le scuole, ma gli importi sicuramente sì. Vediamo se
rientreremo. Io sono abbastanza fiducioso, almeno per una scuola, che vabbè, questa la posso dire, sono 3 milioni e mezzo di adeguamento sismico efficientamento energetico del padre Costanzo Beschi, parlo delle elementari in questo caso, perché il fotovoltaico che dicevo prima invece era sulle scuole medie. E poi vediamo per gli altri 7 milioni che risposte avremo, insomma. Allora, io sono sempre abbastanza fiducioso, nel senso che se vediamo un impegno messo dai professionisti incaricati e anche dagli uffici comunali e anche dall'amministrazione comunale tutta, io credo che, insomma, ci speriamo, dai, diciamo così. Assolutamente. Le leggo i messaggi. Dunque, dire che l'ufficio tecnico manchi, all'ufficio tecnico manchi il personale, non basta, dovete assumere, dice un ascoltatore o ascoltatrice. Assolutamente sì, e ha ragione, il problema è che non riusciamo a trovare personale. Abbiamo fatto numerosi bandi, numerosi concorsi, scusate, e purtroppo si fa fatica. Non è solo il comune di Castiglione Stiviere, perché comunque parlando anche con numerosi altri sindaci della provincia di Mantova e di Brescia, ma posso anche dirvi del resto del paese, si fa veramente fatica. Una volta ad ogni, per ogni posto, diciamo, in un ente comunale o comunque in un ente statale partecipavano per un posto 200 persone, oggi ne partecipano 40 e chi arriva a superare la prova sono veramente pochi. Certo. Dopo ribadisco quello che ho sempre detto, ma va ricordato che per quanto riguarda il comune di Castiglione Stiviere, fino all'anno 2020 l'ufficio, così come è messo tuttora, faceva circa 1000 pratiche all'anno. Oggi ci troviamo, parlo dell'anno 2021 e 22, quindi gli anni appena trascorsi, abbiamo raddoppiato le pratiche, siamo passati a 2000 con lo stesso personale di prima. Quindi diventa difficile sicuramente a dare le risposte, i tempi si sono allungati, poi con tutti questi bonus energetici che sono arrivati e sono stati messi a terra, gli uffici hanno dovuto lavorare il doppio. Naturalmente non è comprensibile, ma non è semplice trovare personale. Allora, le leggo più messaggi, magari cerco di unirla. Allora, Dara, fate gestire il comune per un mese al PD, così almeno fate capire la differenza tra il dire e il fare, dice un messaggio. Un altro dice: ciao Dara, sono... No, dunque vediamo, il carnevale è stato bello, ora però bisogna fare qualcosa per animare Castiglione di sera e aiutare i negozi. Ce n'è un altro in cui le dicono è stato bello il carnevale, quindi comunque è piaciuto ai castiglionesi. Sì, dopo due anni di stop dovuto al Covid si è ripartiti finalmente e credo che, insomma, anche i prossimi anni cercheremo di fare il meglio per far sì che il carnevale, insomma, sia il più bello possibile. Poi per aiutare i commercianti abbiamo in previsione, adesso con la variazione di bilancio che faremo, per fare degli eventi soprattutto nel periodo estivo, però su questo non è il mio assessorato, è giusto che ne parli direttamente, diciamo, certo, chi ha le deleghe in tal senso. Poi Pozzolengo assume personale di Castiglione perché? Chiede un ascoltatore. Sì, diciamo, una persona che era all'interno del nostro ufficio tecnico, sì, è stata trasferita un anno e mezzo fa circa al comune di Pozzolengo, questo sì. Allora, poi ancora la Lega deve aumentare gli iscritti, non so come, però il tranfuga, dice, di Forza Italia dobbiamo prenderle noi. Ah, però quelli che lasciano Forza Italia dobbiamo prenderli noi. Poi ancora vediamo, parli di progetti concreti non legati al passato che volete realizzare per Castiglione, se non avete idee in consiglio c'è chi le ha, basta chiedere a Caristia. Va bene, salutiamo il signore. Non lo so, i progetti che vi ho elencato prima sono progetti recenti, nel senso che, come ho detto prima, in questi sei mesi, quando si parla di fotovoltaici o comunque di interventi come le piazze, com'è, sono progetti che abbiamo messo in campo in questi mesi. Poi parliamo del castello, opera inutile e costosa, dice un altro ascoltatore. Beh, inutile e costosa lo vedremo alla fine, erano inutili e costose tanti interventi fatti in passato a Castiglione Stiviere, tipo il piazzale delle poste, tutti dicevano 30 anni fa che non sarebbe servito a niente e che hanno soldi buttati. Oggi vediamo che le auto che vengono parcheggiate in quella piazza praticamente esauriscono praticamente tutti i posti di auto. Ci sono dei momenti dove anche in quella piazza non si trovano parcheggi, quindi
lo vedremo in futuro se saranno soldi sprecati o no. Io credo assolutamente di no. Allora, Dara, la Lega ha perso tanti giovani. Altro messaggio: la Lega è finita, Salvini le ha sbagliate tutte. E un altro messaggio più pratico: talmente finita che alle elezioni regionali abbiamo aumentato i voti, almeno per quanto riguarda Lombardia. Alle politiche abbiamo preso il 13%, abbiamo recenti regionali il 16,5. Quindi allora il bar al parco di Grole è stato assegnato, l'ho saputo poco tempo fa, mi interesserebbe, però sono di Desenzano. Guardi, questo non glielo so dire, nel senso che non devo sentire l'assessore delegato in tal senso, me ne ero occupato io fino a un certo punto, poi non so, ci siamo impegnati nel trovare una soluzione per farlo riaprire. Dirle esattamente come siamo messi non vorrei dare una risposta sbagliata, quindi preferisco informarmi prima. Poi c'è Letizia di Brescia, dice: onorevole Dara, mi dispiace che le regionali due donne della Lega non siano entrate in consiglio, persone che hanno lavorato tanto per non è arrivata la seconda parte, ma presumiamo sono per il territorio. Tante persone sono rimaste fuori, purtroppo, sia le regionali sia le politiche. Spiace, però sono convinto che tutte queste persone che non sono state elette potranno essere utili in futuro per il movimento. Poi ancora, vediamo, sono veramente tantissime. Tra l'altro sono arrivati anche diversi messaggi per il sindaco, è tutto mescolato, quindi chiedo scusa, eventualmente li leggo al sindaco, magari dei messaggi per il vice, però insomma. Allora, c'è anche qua, non so se fosse per il sindaco o per Andrea Dara, lei aveva promesso di aprire le piazze, dopo 6 anni le piazze sono chiuse. Non so, io non ho mai promesso di aprire le piazze, abbiamo promesso di creare nuovi posti auto in centro e lo stiamo facendo col parcheggi sul castello, abbiamo creato più di 25 posti auto in fondo a Viale Manfredi, dove abbiamo costruito quella nuova rotatoria, e la nostra intenzione è andare avanti in tal senso. Poi non so. Allora, dunque, ci sono dei messaggi per l'onorevole Dara, ma glieli leggo la prossima volta, glieli tengo via, eccetera. Allora, vediamo. Quale? Vediamo se lo trovo adesso. Piazza San Luigi, Piazza San Luigi devastata. Ieri gli operai del comune hanno portato via un camioncino di pietre tutte mosse, adesso è un disastro passare. Lo so, infatti è per quello che a dicembre, prima di Natale, ho visto la situazione, nel senso che in realtà i problemi c'erano già prima di Natale. Il problema è che a Natale abbiamo visto che cominciava a espandersi sempre di più il problema, e abbiamo dato incarico proprio in questi giorni di progettare e di intervenire il prima possibile. Si può iniziare sicuramente anche prima della fine delle scuole. Il problema è che creeremmo un problema non da poco sulla viabilità, perché è un cantiere che rimarrà aperto, almeno sentendo gli addetti ai lavori, almeno 4 settimane. Sinceramente, chiudere una piazza 4 settimane nel periodo dell'apertura delle scuole diventa un po' un problema. Certo. Valuteremo, io non sono dell'idea, lo dico francamente, spero che insomma interverremo un po' di più con gli operai per tamponare le pietre che si stanno sollevando e poi di poter fare un lavoro in modo tranquillo. Dobbiamo coinvolgere anche tutti i commercianti e tutti i bar della piazza, perché anche con loro dovremo spiegare il periodo in cui si chiuderà per l'inizio dei lavori, anche perché comunque in quel mese qualche difficoltà per quanto riguarda ad esempio il fatturato della propria attività calerà. Certo, vedremo comunque. Cercheremo di trovare una mediazione tra tutte le parti. Allora, onorevole Andrea Dara, le tengo i messaggi per la prossima volta dedicheremo un'intera puntata su quello che è accaduto, diciamo, a Roma in questi 6 mesi di governo, e faremo una sintesi e cercheremo di dare delle risposte insomma alle varie criticità che ci sono, ma anche le cose positive che sono state fatte in 6 mesi, che non è poco. E intanto grazie al vice sindaco onorevole Andrea Dara. Grazie a tutti e buona weekend.